Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, buongiorno a chi ci segue anche in streaming, nettunotv.tv, incendio in un casolare disabitato in via Chiesa nella località di Crespellano di Bologna. Nel tardo pomeriggio di ieri alle 19 circa le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Bazzano e dalla centrale di Bologna con un autobotte serbatoio, un'autopompa e un modulo per incendi boschivi sono intervenute nella frazione di Calcare in via Chiesa a Crespellano, dove l'incendio di una catasta di legna e fieno ha interessato un casolare abbandonato all'interno di una corte abitata. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato che le fiamme potessero coinvolgere anche altre abitazioni vicine. L'intervento si è concluso ieri sera intorno alle 21 circa e non ha coinvolto fortunatamente nessuna persona. E adesso parliamo ancora invece di una rapina, di una spaccata e furto. È il quinto in 4 anni alla tabaccheria San Biagio, quartiere di Casalecchio, che affaccia direttamente sulla Porrettana. Nel cuore della notte un'auto usata come ariete ha sfondato saracinesca e vetrina, spalancando la via ai ladri che hanno fatto razzia del piccolo fondo cassa e delle sigarette. Sul posto i carabinieri con i titolari, che poi hanno dormito in auto in attesa di mettere poi in sicurezza l'esercizio. E vi ricordo adesso, prima di proseguire con la cronaca, l'appuntamento di questo pomeriggio, un appuntamento con una messa che si tiene nella chiesa di San Giacomo Maggiore in preparazione della festa di Santa Rita, che sarà celebrata il prossimo 22 di maggio. Quest'oggi alle 17 la Santa Messa sarà presieduta dall'Arcivescovo di Bologna, Monsignor Matteo Zuppi, e le sarà in diretta televisiva a partire dalle 17 sulla nostra emittente, su Nettuno TV, canale 99. Come detto, torniamo, ahimè, purtroppo alla cronaca. Una tragedia incredibile sulla strada avvenuta questa mattina poco dopo le 9 in via Guglielmo Marconi all'altezza dei civici 13 e 15. Siamo a Granarolo dell'Emilia. Un giovane cittadino moldavo di 22 anni è stato investito da un camion ed è morto sul colpo. La vittima, dopo essere uscita di strada, stiamo vedendo questa fotografia presa dal sito di Bologna Today, con la sua Fiat Grande Punto sulla strada provinciale 3 all'altezza dell'incrocio con via D'Agola, tranciando di netto un segnale stradale mentre procedeva in direzione del raccordo autostradale di Granarolo, è sceso dall'auto decisamente, come dire, frastornato. Il destino lo ha incrociato però sulla corsia opposta, perché si è trovato sulla strada dove il giovane è stato, come detto, travolto da un camion di logistica, probabilmente mentre stava attraversando la strada, finendo poi nel fosso. Sulla strada, per tutta la durata dei rilievi, ovviamente si è creato il senso unico alternato, è arrivato anche l'elisoccorso, ma purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare. E adesso cambiamo decisamente argomento e andiamo ad occuparci di collaborare in maniera importante ad un'iniziativa dove ci sarà anche Fabio Tricomi, musicista e collezionista, che per l'occasione ha portato anche qualche strumento tipico della cultura musicale partenopea e ci ha anche spiegato qualcosa in più sul tema di quest'anno, la musica del Regno di Napoli, in tutto nel contesto di un molto bello e particolare, un museo che pochi conoscono a Bologna. Andiamo a sentire l'intervista di Francesca Bolognini. Allora, qualche problema di audio che vedremo poi di risolvere. Adesso parliamo invece di Zanzara Tigre. Nei giorni scorsi abbiamo ospitato nei nostri studi proprio il direttore tecnico del Centro Agricoltura Ambiente. Questa mattina in Cappella Farnese l'appuntamento, si rafforzano quelli che sono i progetti di collaborazione tra il Centro Agricoltura Ambiente, il Centro Internazionale specializzato nella ricerca ambientale con sede a Crevalcore e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, una partnership che riguarda lo sviluppo proprio della lotta genetica alla zanzara tigre, vettore di gravi malattie per l'uomo, mediante la tecnica del maschio sterile. Il Centro di Agricoltura Ambiente è una struttura, lo ricordiamo, di eccellenza nel campo della lotta alle zanzare, attiva sullo scenario europeo da 30 anni, cofondatore dell'Associazione Europea per la Lotta alle Zanzare. Assiste la Regione Emilia-Romagna nella gestione del piano di sorveglianza e lotta alla zanzara tigre e alle malattie da essere trasmissibili al
appunto, e collabora con lo stesso comune di Bologna. Ma adesso torniamo invece a occuparci di un'altra iniziativa. Questa mattina è stato presentato uno spettacolo dal titolo Dite alle sirene che ripasso, un progetto rivolto alle persone che accedono alle misure alternative alla detenzione o che usufruiscono della sospensione del procedimento con la messa alla prova. Ci racconta l'idea dello spettacolo intanto la regista Martina Palmieri al microfono del nostro Giacomo Bianchi. Ci vedrete al Teatro Duse il 24 maggio alle ore 20:30. Lo spettacolo si intitola Dite alle sirene che ripasso e naturalmente è ispirato ai racconti di Ulisse, ma abbiamo lavorato su delle nuove, diciamo, una nuova scrittura che di solito in gergo in teatro diciamo scrittura scenica, vuol dire che in qualche maniera ho chiesto agli attori di prendere posizione, di fare delle scelte rispetto anche ai personaggi, rispetto a un destino, per esempio quello di Ulisse, che poteva sembrare già segnato, invece c'è la possibilità di riscrivere un nuovo destino. E sono tutti temi con i quali loro si sono confrontati e quindi sia rispetto al progetto musicale che teatrale, in scena va questo, va questa elaborazione, va questa presa di posizione, tentando di fare uno spettacolo che si avvicini più al professionismo e quindi questo vuol dire che non è un'operazione, diciamo, voyeuristica, per capirci, ma è che sul palco prima di tutto ci sono degli attori e delle attrici. Questo è un progetto che mette al centro i linguaggi della musica e del teatro e che mette al centro la possibilità di convivere insieme con un obiettivo preciso, che è quello proprio di produrre un vero e proprio spettacolo, sperimentando anche questa convivenza, che però è una convivenza artistica. Andiamo a sentire anche le parole di Antonio Amato, che è responsabile dell'area misure e sanzioni della comunità del UIEP, e che ci spiega come spesso le misure alternative al carcere sono molto più utili del carcere stesso. Ancora Giacomo Bianchi. Noi siamo un ufficio periferico del Ministero della Giustizia che segue quelle persone che, condannate, chiedono di scontare la loro condanna non in carcere ma in una delle tante misure alternative alla detenzione o alla pena. Il messaggio che vogliamo lanciare è che il carcere non può continuare ad essere al centro del sistema sanzionatorio penale, perché il carcere, soprattutto per la maggior parte delle persone che appartengono a quella che noi definiamo utenza debole, non funziona. Non funziona il carcere perché riteniamo che sia criminogeno e antieconomico, neanche possiamo permettercelo dal punto di vista economico. Quindi bisogna investire e puntare sulle misure alternative alla detenzione, che non significa rimanere in una condizione di libertà to court, significa invece eseguire la pena rispettando determinate prescrizioni, vincoli, obblighi messi dalla magistratura di sorveglianza e seguiti da un ufficio come il nostro, che è composto prevalentemente da funzionari di servizio sociale. La necessità che queste persone entrino in contatto con storie e biografie diverse fa sì che possa svilupparsi una crescita, una riflessione sul loro vissuto, sui loro errori, possa consolidare dei sentimenti e trasformare le emozioni in sentimenti. Torniamo alla cronaca. Minacciata con una pistola, presa a pugni sul collo da un bandito in sella alla moto, una 36enne che gestisce il distributore di benzina a Ganzanigo di Medicina, finita così all'ospedale dopo aver subito questa cruenta rapina. È accaduto lunedì pomeriggio sulla San Vitale, alla fine del piccolo paese. Un uomo di colore con il volto coperto dal casco si è fermato con la moto al distributore di benzina PB per la donna, Stefania Di Sarno. È iniziato all'improvviso un incubo, il rapinatore le ha puntato contro una pistola, poi si è fatto consegnare oltre 2.000 euro in banconote. Non contento ha preteso che la donna gli consegnasse la cassaforte. Voglio tutto, dammi gli altri soldi, ha minacciato il bandito. Peccato che la Di Sarno non abbia alcuna cassaforte, così il rapinatore ha infierito su di lei, convinto invece che esistesse. Dalle urla e minacce è passato alle mani, prendendo a pugni sulla nuca la commerciante. Dopo che è salito di nuovo in sella alla moto, è stata la fuga. Sotto shock e ferita, la Di Sarno ha subito chiamato i carabinieri, che sono prontamente
intervenuti. E adesso siamo in grado di tornare a occuparci invece di musica, del servizio che vi abbiamo lanciato pochi istanti fa, Tricomi. Andiamo a sentire l'intervista di Francesca Bolognini. Musica nel Regno di Napoli abbraccia chiaramente sia gli aspetti colti che gli aspetti della musica popolare che sappiamo bene nel sud Italia, soprattutto in quel periodo, erano molto, molto forti, per cui si alterneranno tutta una serie di concerti, alcuni dedicati alla musica colta napoletana del periodo, altri alla musica popolare, poi ci sarà anche uno spettacolo di guarratelle che sono i burattini tradizionali napoletani, c'è la mostra di strumenti tradizionali, ci sarà anche del ballo, abbiamo chiamato dei ballerini che in maniera semi spontanea si organizzeranno appunto delle danze tipiche tipo la danza di Montemarano, del carnevale, la tammurriata, quindi insomma cercheremo di, insomma, dentro questo contenitore piuttosto colto, di inserire questi elementi un po'. Ha parlato anche di collezioni, cioè lei è collezionista, ci ha fatto vedere anche qui di fianco a noi alcuni strumenti, ci racconta un po' cosa sono, e, insomma, ci racconta qualche cosa in più. Allora, gli strumenti che sono messi qui sul tavolino sono appunto una piccolissima parte di una collezione personale mia che riguarda appunto strumenti musicali di vario genere, riguardanti la musica tradizionale e la musica popolare. Qui abbiamo alcuni strumenti molto preziosi del Settecento che sono mandolino e mandola di scuola napoletana, sono stati a cavallo fra il colto e il popolare in realtà in quel periodo, no? Perché poi i confini non sono mai stati così netti, oggi sono più netti, diciamo, dei tempi passati. E tutto questo si deve a Genius Bologna. Allora, Francesca Bolognini ha sentito anche il presidente, il professor Fabio Roversi Monaco, eccolo. Consideriamo San Columbano, sotto certi profili, ha un carattere quasi sacrale per l'eredità che è amato a utilizzare e sostenere, questa generosità di Tagliavini. Però lo stesso Tagliavini ogni tanto apriva la spazio ad altre cose, come quelle. Viene questa volta, poi in una duplice situazione, perché in realtà c'è questa festa della musica che si richiama fondamentalmente alla musica napoletana, però c'è anche in programma 3 giornate relative alla cultura spagnola nell'inizio di giugno, quindi è una serie di iniziative che obiettivamente, oggettivamente, soltanto qui in Italia e forse soltanto qui in Europa si possono vedere realizzate con continuità e a livello molto elevato. Allora, io vi ricordo che alle 14 andrà in onda la nuova puntata dell'Edilizia Sicura, ma adesso la pagina sportiva. Francesca Bolognini. Grazie al direttore Francesco Spada. Il Bologna continua la sua preparazione in vista dell'ultima partita di campionato. Domenica alle 18 si disputerà Udinese-Bologna alla Dacia Arena, appunto a Udine, per i ragazzi rossoblù, quindi gli ultimi giorni di allenamento. Poi dopo la partita ci sarà anche, con ogni probabilità, il rompete le righe, la possibilità per i giocatori di andare in vacanza, chi potrà andare in vacanza come probabilmente quelli italiani, invece chi invece si dovrà già preparare per in vista dei mondiali. Il basket invece non è assolutamente fermo, la Fortitudo continua ad andare avanti con i suoi playoff. Ieri gara 2 mette al sicuro anche la seconda gara in casa la Fortitudo, vincendo 77-68 e portandosi sul 2-0. Andiamo a sentire il commento post gara del coach Gianmarco Pozzecco. Come ero arrabbiato alla fine del primo tempo, perché avevamo commesso qualche ingenuità, li avevo visti un poco concentrati, con una buona energia all'inizio, poi un po' si sono, come dire, persi, e contemporaneamente non possiamo perdere energia e concentrazione, perché se perdiamo una delle due va bene, ma se perdiamo tutte e due queste caratteristiche, giochiamo peggio, poi anche in attacco. Giochiamo malissimo in difesa o male in difesa, e poi in attacco siamo un po' spaesati. Soprattutto contro difese
particolari come quelle che ha messo in campo Luca, dobbiamo essere sempre molto focalizzati su sfruttare il mismatch, riuscire a capire cosa dobbiamo fare. Abbiamo fatto molto bene poi alla fine del secondo tempo, nel terzo quarto abbiamo difeso benissimo, abbiamo messo enorme energia e contemporaneamente concentrazione in attacco, abbiamo fatto quello che dovevamo fare e abbiamo alla fine preso più rimbalzi di loro, 41 contro 40, invece alla fine dei primi due quarti avevamo subito molto rimbalzo. Questo è un po' secondo me una chiave di lettura, nel senso che mi dà più o meno il livello di concentrazione che c'è in campo, anche perché abbiamo giocatori che possono non subire rimbalzo, quindi di conseguenza quando ne prendiamo meno è un brutto segnale, quando ne prendiamo di più è un bel segnale. Era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, vi ricordo la seconda edizione del telegiornale questa sera alle 19:15, a tutti un buon proseguimento di giornata.